Il Chieti non può più permettersi passi falsi. Ulteriori esitazioni prospetterebbero la zona play-out e lo scontro diretto con i marchigiani della Vis Pesaro è da vincere a tutti i costi per evitare gli spareggi in retrocessione. Anche i biancorossi sono dello stesso avviso e si fanno subito sentire. Veloce azione dialogata con Falomi che cerca di finalizzare al meglio. Poi lo stesso attaccante non ci crede quando il centrale neroverde sbardella, si dimentica del proprio ruolo creando una ghiotta occasione per centrare la porta teatina, ma l'istinto di Romaniello evita il peggio, dando coraggio ai compagni di reparto. E l'iniezione è propizia perché dopo vari tentativi di guadagnare spazi offensivi, al 30° ci pensa il mattatore neroverde Dos Santos con una autorevole discesa sulla fascia, dove non lascia scampo per l'estremo Molinaro. Ma le incertezze difensive dei padroni di casa si ripetono, la squadra di Marino va in apprensione e subisce la rete del pareggio con un tiro magistrale di Giorno che riscalda i 50 tifosi marchigiani, che più tardi si eccitano quando il signor Luciani decreta un calcio di rigore legittimo per gli ospiti che vanno in vantaggio. Falomi spiazza Romaniello. Marino non rimescola le carte e confida nel senso di responsabilità e di compattezza mentale nel secondo tempo. Ma il Chieti, al di là del tiraccio di Fiore, al 17°, non riesce a riequilibrare le sorti della gara. La concentrazione dei neroverdi viene meno al 20° con un rinvio sbagliato, ma le proteste del pubblico si attenuano al 25° quando il neoentrato Massimo, che ha sostituito Varone, patrimonializza una palla vagante nella tre quarti ospite e non ci pensa più di tanto ed infila Molinaro ed il gruppo neroverde teneramente si abbraccia. Pare che gli ospiti vogliano portare il cosiddetto punticino in cassaforte, ricorrendo anche ai tradizionali tatticismi, ma i teatini non assistono, anzi sono convinti che l'avversario non è irresistibile. E così ci vuole un'altra superba individualità di Massimo per rinsaldare la fiducia con la fede neroverde. Qualcuno mugugna, ma in fondo a San Valentino più dolce di così non poteva andare. Abbiamo fatto una buona gara, abbiamo fatto sempre la partita, anche prendendo gol, facendo degli errori, ma non ci siamo fatti condizionare dall'esterno, perché ci credo, la gente vuole i risultati e noi stiamo impostando un lavoro diverso pensando al risultato. Io penso che la squadra, giocando di questo passo, con questa intensità e anche nelle situazioni difficili, la squadra ne viene fuori perché c'ha la qualità, però giustamente il pubblico è un po' amareggiato, ma penso che col tempo lo porteremo dalla nostra. Abbiamo fatto 4 punti, io penso che la squadra è sempre stata equilibrata in campo, cercando di fare la partita facendo degli errori, ma ricordatevi che qui non c'è un campo di calcio, c'è un campo di patate, fuori c'era il vento, per dire, questi ragazzi vanno aiutati, va comunque continuato a insistere su certi aspetti, perché io, per come la vedo io, se bisogna buttare via la palla a casaccio, io non la vedo così. Io vedo che i giocatori mi stanno seguendo, anche nello sbaglio, abbiamo continuato a giocare e poi ci credo che c'è il singolo, tutti hanno il singolo. Torno sempre volentieri qua in Abruzzo perché ho avuto delle ottime esperienze, però adesso sono alla Vis Pesaro e abbiamo un obiettivo da raggiungere tra tante difficoltà. Oggi ne avevamo tante, diciamo, di difficoltà e confidavo un risultato utile che a tratti sembrava era la nostra portata. Poi, come ho detto un attimo fa, abbiamo perso un po' di equilibrio, un po' di metri in mezzo al campo, perché le caratteristiche dei giocatori che avevamo erano tutte offensive, quindi siamo mancati quel tipo di giocatore che ci poteva dare una mano per tamponare, ecco, il forcing del Chieti. Dedicato a tutti quanti, bella vittoria, bellissima vittoria. Sì, primo tempo contro vento, il vento non permetteva di giocare alla difesa, praticamente ci siamo fatti tutte le azioni di attacco, ci siamo fatti da soli, per cui va bene così. Logicamente Miano poi ha tirato fuori dal cilindro due conigli e praticamente l'abbiamo vinta, l'abbiamo fatta nostra. Questa squadra si deve mettere in testa e devono morire dentro al campo per questi colori. Ma lo diciamo dall'inizio del campionato. Evidentemente ci sentono bene. Ah.
ecco perché evidentemente ci sentono bene, però sta squadra inizialmente va a corrente alternata, purtroppo come tutti ben sapete non ho fatto mai due risultati uno attaccato all'altro positivi, sperando che questa, non lo voglio neanche dire per i dovuti scongiuri, che speriamo che sia un piccolo inizio fino a fine campionato. Non diciamo niente, va bene così, importante non i tre punti, perciò adesso non si parla niente, testa bassa e lavorare. Se hanno fatto questo hanno fatto bene a farlo, se sentivo fare questo qua, ognuno è pronissimo a fare quello che vuole. Per cui se loro hanno reputato opportuno fare questo hanno fatto benissimo, va bene.